Ciao a tutti ragazzi, questo video non era preventivato, però dopo aver finito il libro del quale sto per parlarvi, ho deciso che dovevo assolutamente dire qualcosa perché mi ha colpito molto. Nella parte finale mi ha fatto piangere tutte le mie lacrime, molto più di una serie TV e molto più di un film, perché non so se ve ne ho mai parlato, ma io trovo che a parità di bravura, a parità di livello, un libro trasmetta sempre più emozioni rispetto a un film o una serie. E lo dico da amante grandissima di questa forma d'arte. Perché io penso che il libro ti dia il tempo di assorbire le cose, ti dia il tempo di fermarti, di rileggere, insomma è una cosa diversa. E poi le emozioni vengono spiegate in una maniera più profonda. Se l'autore è bravo a trasmettere determinate cose, veramente le emozioni sono amplificate, anche perché si lascia spazio all'immaginazione. E quindi è vero che vedere le immagini è potente, ma immaginare delle cose anche alla luce di quello che è stato il proprio vissuto, di quelle che sono le proprie sensazioni, per certi versi, secondo me, è molto più potente, molto più bello. Comunque, ciò premesso, il libro di cui voglio andarvi a parlare è questo, lo metto più vicino. Si intitola L'arte di ascoltare i battiti del cuore ed è dello scrittore tedesco Jan Philipp Sänker. Il libro è del 2002, ma io ho l'edizione del 2011. La prima edizione italiana è del 2009 di Neri Pozza Editore, ma io ho quella edizione Beat del 2011. Perché ho letto questo libro? In realtà è stata una cosa abbastanza casuale, nel senso che un po' di giorni fa ho avuto un desiderio spasmodico di tornare a leggere, perché non lo facevo veramente da tempo, e mi sono messa a frugare tra i miei vecchi libri, alla ricerca di qualche libro che non avessi ancora letto, vecchi regali di compleanno e affini. Ho ritrovato questo volume, ho letto il titolo, non mi ricordavo neanche di averlo e lì per lì non ero proprio convintissima perché è un titolo che non mi faceva impazzire. Infatti ritengo che la traduzione italiana sia stata un po' infelice perché non arriva molto, cioè sembra quasi una mocciata L'arte di ascoltare i battiti del cuore, e invece il contenuto di questo libro è veramente magnifico. Questo romanzo è in primis una storia d'amore e voi dovete sapere, non so se l'ho già detto in maniera del tutto chiara, ma mi sono molto ritrovata nel commento ricevuto da una ragazza che mi segue, che ha detto che lei riversa tutti i suoi sentimenti, le sue emozioni, diciamo il suo romanticismo nelle serie TV, nella lettura, insomma, non nella vita reale, perché è abbastanza disillusa dall'amore. Ecco, io mi ritrovo molto perché anch'io sono così. Nella mia vita quotidiana non sono una persona molto romantica, sono disillusa, non sogno il grande amore eterno, sono molto pragmatica, insomma, però quando guardo una serie, forse perché è scritta da qualcuno e quindi si può evadere, si può sognare, si può non scontrarsi con la realtà, tutto cambia. Tutto diventa magico, tutto diventa possibile. E comunque i miei libri, i miei film preferiti generalmente sono quelli in cui uno dei due protagonisti di solito se ne va o muore nel momento clou, nell'apice, perché io ritengo che siano solo questi gli amori che possono essere veramente eterni. Anche perché se una commedia o un film drammatico si conclude bene nel momento in cui i personaggi, magari dopo mille lotte, si ritrovano e arrivano a lieto fine, secondo me si perde il realismo, perché a quel punto da lì in poi che cosa accadrà? Noi non lo sapremo mai. Si pensa che saranno felici per sempre, ma la quotidianità non c'è. Quindi, perché mi è piaciuto questo libro? Mi è piaciuto per tanti motivi. Innanzitutto, è un libro, a mio parere, alla portata di tutti, perché ha una scrittura molto semplice, fluida, scorrevole, non ha un lessico particolarmente ricercato. Io amo anche i libri che hanno un lessico ricercato, però in questo caso non ho sentito la mancanza di termini più aulici, di ricercatezza stilistica, perché la storia coinvolge già di per sé. La trama è ambientata tra gli Stati Uniti e la Birmania, perché tutto ha inizio nel momento in cui una ragazza di 27 anni di nome Giulia decide di partire da New York per la Birmania alla ricerca del padre. Il padre è scomparso da 4 anni senza lasciare traccia, ma lei, trovando una lettera, decide di capire che cosa è successo, decide di capire se il padre è ancora vivo, perché se n'è andato, perché ha lasciato lei e la sua famiglia, e quindi va in Birmania, che è il paese di origine del padre, dal quale l'uomo se n'è andato quando aveva circa 20 anni, in circostanze sconosciute, perché né lei, né la madre, insomma nessuno della famiglia sa qual è stata la vita di quest'uomo nei primi 20 anni. Arrivata a Kalau, che è il paese d'origine del padre, Giulia troverà quasi immediatamente un uomo misterioso chiamato Ba, che sembra conoscerla e che le racconterà una lunga storia. Una storia d'amore, ma anche una storia di povertà, una storia di speranza, una storia ricca di tante componenti.
componenti che la porterà finalmente a riempire i vuoti, a conoscere tante cose, ad emozionarsi, a intristirsi, a empatizzare con persone che lei non ha mai conosciuto, con un mondo molto diverso rispetto a quello a cui lei è abituata, e scoprirà tante cose del padre, tanti aspetti che le sono sempre sfuggiti o che comunque le sono sempre rimasti poco chiari. Questo libro si muove in maniera piuttosto lenta e questa lentezza è anche una metafora delle differenziazioni tra Oriente e Occidente. Un Occidente veloce, frenetico, sempre alla ricerca del successo, e un Oriente invece più lento, il che ha degli aspetti negativi perché c'è arretratezza, si muore ancora senza sapere perché, ed è un lusso, come viene detto nel libro, chiedersi il perché di una morte improvvisa. Però per certi versi invece la lentezza è qualcosa di positivo, che ci permette di godere delle piccole cose, degli odori, dei sapori, e infatti in questo senso è impossibile non immergersi nell'atmosfera magica, mistica di questo posto, il quale noi possiamo veramente percepire tutto ciò che circonda i protagonisti. In questo libro si respira molto dolore, molta ignoranza, insomma molti sentimenti e molte circostanze negative, ma su tutte domina l'amore e viene sempre ribadito come l'amore sia l'unica speranza, sia l'unico strumento per combattere l'ostilità e per combattere tutto ciò che nel mondo c'è di negativo. Non è mai però una storia d'amore, a mio parere, sdolcinata, ed è per questo che secondo me può essere apprezzata da tutti, per quanto forse qualcuno potrebbe storcere il naso e ritenerla un po' assurda a tratti, perché si parla di un amore che oltrepassa il tempo e lo spazio, di un amore eterno, di un amore che non viene distrutto da niente, dalla guerra, dalla lontananza, da persone che agiscono nell'ombra, insomma da nulla. Per questo, a mio parere, è un libro che fa sognare, anche se qualcuno potrebbe fermarsi all'apparenza, ritenerlo poco credibile e non andare oltre. Io invece l'ho molto amato perché, accanto a dei personaggi molto puri come sono il misterioso Uba e i protagonisti principali Mimì e Tim Win, abbiamo Giulia, che invece è la ragione, che è cresciuta in un altro ambiente e quindi si pone sempre domande, riesce difficilmente ad empatizzare con certi meccanismi, almeno finché non entra in profondità e riesce finalmente a comprenderli. Quindi Giulia in qualche modo rappresenta noi, rappresenta il nostro approccio alla lettura, che parte in maniera poco convinta e man mano però cambia atteggiamento e arriva a capire e arriva ad empatizzare, arriva a comprendere e arriva a sentire quello che sentono i protagonisti. È impossibile poi non avere dei richiami ad altri romanzi, in primis al Piccolo Principe, del quale viene espressamente citata la frase l'essenziale invisibile agli occhi. Ci sono poi dei concetti su cui si ribatte molto, ossia il fatto che non è esattamente con gli occhi che vediamo, ma con quello che sentiamo. E un altro concetto su cui si ribatte, che mi è molto piaciuto, è il fatto che non tutti amiamo nello stesso modo. E quindi non possiamo escludere categoricamente di essere amati nel momento in cui sentiamo che gli altri non ci stanno amando come lo faremmo noi. Insomma, non voglio fare troppi spoiler, anche perché la trama è abbastanza lineare, cioè si muove tra presente e passato, perché Uba racconta a Giulia determinate cose spostandosi a livello temporale. Ovviamente ci sono delle pause nei suoi racconti in cui torniamo al presente, il presente è il 1995, però insomma alla fine è tutto lineare, si arriva a comprendere tutto e non ci si confonde mai, e alla fine ci sono anche dei colpi di scena, per questo non mi sento di dirvi niente di più. Questo libro poi, 10 anni dopo, nel 2012, ha avuto un sequel che si intitola Gli accordi del cuore. Io non l'ho ancora letto, ma non so se lo farò, nel senso che ho guardato delle recensioni online e tutti mi sembrano concordi nel ritenerlo inferiore, perciò date le grandi aspettative ho paura di rimanere delusa, però insomma vedremo. Quest'autore poi ha scritto anche una trilogia di libri ambientati in Cina, infatti lui si muove sempre in Oriente, però credo che nel nostro paese ne siano usciti soltanto due, purtroppo escono con grande ritardo, infatti anche questo che è del 2002 è uscito nel 2009, quindi non si sa bene se e quando uscirà il terzo volume, quindi penso che attenderò, perché mi verrebbe l'ansia se poi mi prendono e non posso andare avanti. Perciò a questo punto non mi resta che consigliarvelo spassionatamente. Se l'avete già letto, ditemi cosa ne pensate. Se lo farete, poi tornate qui e fatemi sapere se la pensate come me. Io per adesso mi fermo qui, vi do appuntamento al prossimo video, vi lascio nell'info box tutti i link e i miei social, e se non l'avete ancora fatto, vi va, vi invito a iscrivervi al canale. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!